Siamo di nuovo sul cantiere della variante Tremezzina sul lago di Como per vedere l'avanzamento dei lavori. Prima di cominciare vi ricordo sempre di farmi sapere se il video vi è piaciuto con un bel like, di commentare, fare domande, ma soprattutto iscrivetevi al canale che siamo tornati. Eravamo qui più o meno un anno fa all'apertura del cantiere, nelle primissime fasi, sempre insieme ai nostri amici della Nitrex che a quel tempo si stavano occupando di profilare le scarpate sotto le quali poi in seguito si sarebbero aperti gli imbocchi di tutte le gallerie su questo versante del progetto. Di questa prima fase ovviamente esiste un video del quale vi lascio il link in descrizione o in una scheda. Caratteristica peculiare di questo progetto, che ricordiamo è portato avanti dal consorzio stabile SIS per conto dell'ANAS, è sicuramente l'assoluta mancanza di spazio per la cantierizzazione e soprattutto le interferenze importanti con la viabilità locale. Ancora adesso, dopo 11 mesi, la situazione è sempre molto complessa, gli spazi sono molto ridotti e siamo arrivati nel momento cruciale praticamente della fine dello scavo della galleria di svincolo. Perché è importante? Perché nel momento in cui questa galleria verrà completata e verrà aperta al traffico, questo permetterà di spostare la viabilità all'interno di questa galleria e liberare dello spazio che sarà vitale per mandare avanti la vita del cantiere. A quel punto potrà essere aperto l'imbocco della galleria principale e della galleria di servizio. Ricordiamo che questa galleria principale, divisa in tre gallerie in realtà, ma ha una lunghezza complessiva di quasi 9 km. In questa fase la Nitrex si sta occupando di scavare la galleria di svincolo, come ovviamente con il metodo che gli è più congeniale, cioè l'utilizzo dell'esplosivo. Queste montagne in cui appunto si snodano queste gallerie sono fatte di durissima roccia, è una roccia molto compatta che obbliga ovviamente a utilizzare l'esplosivo. Oppure un metodo di scavo meccanizzato che infatti verrà utilizzato per la più piccola galleria di servizio. Questo programma si dà indicazioni alla macchina sulla posizione e la profondità di ciascun foro sulla sezione. Possiamo andare a trasferire i dati che abbiamo fatto prima al computer direttamente alla macchina. Il numero di fori e la profondità, diciamo lo schema di volata, l'abbiamo trasferito sulla chiavetta e adesso andiamo a dirle alla macchina di caricarlo nel sistema, dove la macchina ha le profondità di ciascun foro e il riferimento sulla parete. Andremo a fare la navigazione in modo che questo schema viene posizionato al fronte. Portare avanti un progetto così lungo e complesso obbliga le aziende a lavorare in turni che coprono le 24 ore. In particolare la Nitrex opera sempre o quasi sempre di notte. Quindi questa notte noi torneremo qua in cantiere per seguire le loro attività in maniera più specifica. Quali sono le fasi di scavo di una galleria con metodo tradizionale? Ovviamente c'è una fase di avanzamento dello scavo, che in questo caso è fatto con l'esplosivo, dopodiché c'è la fase di smarino, quindi il materiale che viene scavato, viene sbriciolato in questo caso con l'esplosivo, deve essere portato via, quindi entrano in azione pala meccanica e camion che trasportano appunto il materiale in un punto di accumulo temporaneo prima che poi venga trasportato fino alla discarica definitiva. E dopodiché si passa al posizionamento delle centine metalliche, che sono una struttura provvisoria che sostiene la volta, e lo spritz beton, che è appunto calcestruzzo proiettato, che rifinisce, anche se in maniera grossolana, la volta in modo che sia sicuro
lavorare al di sotto. Questo che vedete alle mie spalle è il sito di stoccaggio temporaneo del materiale di scavo. Qui i camion quattro assi portano la roccia molto velocemente via dalla galleria in modo da poter liberare il fronte di scavo e poter procedere con le successive lavorazioni. In questo sito viene anche prelevata la roccia per fare delle analisi e quindi per essere sicuri che al suo interno non vi siano, oppure vi siano, delle sostanze che obbligano a destinarla a dei siti specializzati. Qui siamo di fronte all'imbocco, o meglio al futuro imbocco, della galleria principale. E qui a sinistra abbiamo l'imbocco della galleria di servizio, che è più piccola ovviamente e verrà scavata con metodo meccanizzato. Qui i lavori inizieranno quando la galleria di svincolo, che si sta scavando adesso ed ha un tracciato curvilineo, sono 250 metri che appunto iniziano esattamente dietro quella curva, scavano qua, passano qua sotto la galleria principale e esce qua la galleria di svincolo. Quando sarà completata questa breve galleria, che è comunque un tracciato abbastanza complesso, abbastanza particolare appunto, sia dal punto di vista altimetrico che di tracciato, a quel punto si potrà deviare il traffico che viene appunto dalla statale 340, dalla statale Regina, all'interno della galleria di svincolo e liberare quest'area. Si potrà chiudere nuovamente appunto la strada statale e dare al cantiere lo spazio che serve per poter iniziare i lavori di scavo della galleria principale. Per completare la galleria di svincolo rimangono pochissimi metri, addirittura io qui in questo momento riesco a sentire dall'altra parte di questa parete di roccia il rumore dell'escavatore che con il martellone sta rifinendo il fronte di scavo che è stato prodotto questa notte. Ora, completato questo veloce giro del cantiere, tra poco andremo a riposare perché noi torneremo a farvi vedere come entrano in azione i nostri amici della Nitres questa notte verso mezzanotte. Quindi un po' di riposo e dopodiché si torna al lavoro. Mezza del mattino è giunta l'ora per la Nitrex di mettersi in azione. Le squadre che si sono occupate dello smarino, cioè di portare fuori dalla galleria il materiale roccioso derivante dall'ultima volata e anche ovviamente della posa delle centine metalliche e dello spritzbeton, hanno finito il loro lavoro e quindi la galleria adesso è pronta per iniziare un nuovo ciclo di scavo e quindi iniziare con la perforazione e dopodiché il carico dell'esplosivo e lo sparo. Quindi adesso torniamo in galleria, andiamo a vedere come funziona il jumbo, cioè il macchinario appunto che fa i fori che ospitano l'esplosivo, dopodiché verso le 5 arriverà appunto l'esplosivo e vedremo la preparazione delle cariche. L'attività di scavo delle gallerie è probabilmente una delle attività più pericolose dell'ingegneria civile. Per questo motivo, nella costruzione di una galleria, nelle fasi di scavo, appunto, vengono approntate tutta una serie di procedure atte a minimizzare il rischio che avvengano incidenti. Mano a mano che lo scavo procede, la galleria viene consolidata con una serie
di dispositivi provvisori, diciamo così, ma che poi in realtà vengono inglobati all'interno del rivestimento della calotta e dei piedritti in fase di rifinitura della galleria. Quello che vedete alle mie spalle è come si presenta la galleria in fase di scavo. Si vedono le centine metalliche che vengono posizionate mano a mano che appunto il fronte di scavo avanza, dopodiché queste centine metalliche che sostengono la volta vengono ricoperte con lo spritz beton, che è appunto un calcestruzzo proiettato composto con una miscela molto particolare che contiene al suo interno anche dei silicati e delle fibre in modo da risultare molto resistente, ancorché fluido, perché al momento della posa appunto viene spruzzato, viene proiettato con dei macchinari appositi, e questo serve a realizzare appunto un rivestimento compatto, perché immaginate che l'altezza della galleria fa sì che anche un sassolino che si stacchi dalla calotta può diventare una sorta di proiettile per chi lavora sotto. Quindi ovviamente le protezioni sono fondamentali, il casco in galleria è ancor più importante, ma appunto realizzare un rivestimento compatto anche in fase di costruzione è importantissimo. Anche il fronte di scavo che abbiamo visto in fase di perforazione, se avete notato, si presenta come una parete perfettamente liscia e compatta, proprio perché il fronte di scavo è il luogo probabilmente dove i rischi si accumulano, è il punto appunto più instabile e quindi necessita di una preparazione particolarmente meticolosa prima che si possa procedere con una nuova fase di scavo. Diamo qualche numero: i 124 metri quadri della superficie del fronte sono stati caricati con 350 kg di esplosivo, suddivisi in 137 fori. La ragnatela di collegamenti che unisce tutte le cariche è quasi pronta e tra poco si procederà allo sparo. Ovviamente tutti fuori. Vai, 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 vai! Come si dice in gergo, la volata ha tirato bene, quindi il risultato è stato ottimo, e così un altro piccolo passo è stato fatto per rendere questo magnifico angolo d'Italia ancora più vivibile. A questo punto non mi rimane che salutarvi, ma prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo video, e quindi la Nitrex, il consorzio stabile SIS, che è il general contractor che si sta occupando di realizzare l'opera nella sua interezza, e i padroni di casa dell'ANAS, che sono il gestore dell'infrastruttura. A questo punto un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video!